Buonasera a tutti, grazie. Dunque, io leggerò per evitare di dimenticare qualche cosa. Buonasera a tutti, io mi chiamo Michele Giuseppone e insieme ai due miei amici Daniele Canepa e Gabriele Fiannacca ho ideato e organizzato questo evento. Come prima cosa vorrei ringraziare voi tutti per essere venuti fin qui. Vorrei inoltre ringraziare il prof. Marc-Luc Ghisi e il dottor Francesco Villano, e oltre a loro, coloro che ci hanno sostenuto nell'organizzazione, la Scuola di Scienze Sociali e l'Associazione Culturale Coloriamo Musica. Da dove l'idea? Abbiamo letto il libro La Società della Conoscenza, del prof. Ghisi, che ci ha entusiasmato perché propone un'idea di società e di civiltà che pone al centro l'essere umano. Speriamo che dalla relazione di Marc ogni persona esca incoraggiata a dare il proprio meglio per costruire ognuno nella propria vita quotidiana una società che ponga sempre al centro della propria attenzione l'inviolabile dignità, sacralità della vita umana. E con questo lascio la parola al professor Villano. Grazie. Fa caldo, per questo mi sono tolto la giacca. Uno sa, diciamo un calore interiore, va, mettiamola così che è buono. Niente, grazie. Grazie a tutti voi che siete qui. Per prima cosa vi porto il saluto della mia città, Napoli. Ci tengo molto a fare questo. Napoli e Genova hanno tante cose che, insomma, le rendono abbastanza simili, geograficamente, la storia, il mare, tante cose. Poi qui ho tanti cari amici, non ne nomino nessuno perché sono veramente tanti. E poi un'altra cosa c'è, cioè, che mi piace tanto di Genova, molto personale. A me piace molto Istanbul. Ad Istanbul conosco benissimo il quartiere di Galata. Galata è qui, praticamente, quindi ogni tanto nella mia vita ritorna a Genova. E questo è molto bello. Bene, ringrazio in primis i tre cari amici che avete visto prima, che hanno avuto questa meravigliosa idea e questa forza, data dalle competenze, dall'entusiasmo giovanile, dalla forza fisica pure, no? Dell'età, per portare avanti questo discorso che inizia stasera e spero poi possa andare avanti nel tempo a lungo, e vi ha appunto convocati, diciamo, qui stasera numerosi. Ringrazio voi che siete venuti, chiaramente. E il mio augurio è questo, che da questo incontro si esca tutti rinnovati. Chi già fa un cammino di consapevolezza, di crescita interiore, così, di attenzione a ciò che lo circonda, riesca rafforzato in questo. Poi se qualcuno invece, diciamo, non si è ancora incamminato in questo percorso, che possa iniziarlo con forza e determinazione. Perché due cose bisogna ricordare, che ognuno di noi è un qualcosa di meraviglioso. Possiamo non ricordarcelo, ma ognuno di noi è qualcosa di meraviglioso, e la vita, no? La vita è un qualcosa di straordinario e ce la dobbiamo giocare bene fino in fondo, e questo si può fare soltanto se abbiamo consapevolezza. Questo è fondamentale, quindi una consapevolezza di noi, di quello che ci circonda, di dove vanno, insomma, dove va il mondo, diciamo così, e così via. Per introdurre la figura del professor Marc-Luc Ghisi, il caro amico Marc, fammelo dire Marc, vorrei partire, parafrasando, da una definizione che tempo fa diede della vita spirituale uno dei più importanti monaci della tradizione, diciamo, indù cristiana del sud dell'India, lo Swami Sahajananda. Mi riferisco, per chi è esperto delle cose indiane, a una comunità che, diciamo, è nel sud tra il Tamil Nadu e il Karnataka. Si chiama Shantivanam, è un'altra storia questa. Comunque, mi riferisco un po' a un discorso che lui fece riguardo alla vita spirituale, ma che io porto al nostro discorso di questa sera. Diceva lui che rispetto, diciamo, alla vita spirituale, io la porto ai nostri interessi,
Ci sono quattro modalità di comportamento, di atteggiamento, che noi possiamo avere, come proprio come naturalmente, se possiamo dire così. Ce n'è uno fatto da quelli che vivono di tutto in maniera inconsapevole. Non si accorgono proprio che altri determinano e decidono quello, diciamo, l'indirizzo della loro vita. Questi sono, li chiamo, gli incoscienti. Loro vivono così, si lasciano guidare, non sanno neanche che accade questo, vanno avanti così. Poi ci sono altri che invece, diciamo, hanno un minimo di consapevolezza e ritengono che le cose così come vanno, vanno bene. Quindi il sistema così com'è, parlo in generale questo, deve essere preservato, conservato. Sono quelli che si oppongono a qualsiasi cambiamento, tanto hanno paura in realtà, però loro dicono che le cose così vanno bene. C'è un terzo gruppo, coloro che invece si rendono conto che le cose devono cambiare, che non si può andare avanti in un certo modo, ma non perché un periodo negativo o un periodo positivo, non è questo, è perché il mondo va avanti, quindi viviamo in una continua e costante dinamica di rinnovamento, è un fatto della vita questo. Però le soluzioni che cercano, le soluzioni innovative, alternative, le vogliono cercare nell'ambito del già conosciuto, di un qualcosa di già noto che non è stato mai sperimentato. E anche questi non vanno molto avanti, si arriva fino a un certo punto, ma le cose non cambiano. C'è il quarto gruppo, io li chiamo il gruppo degli esploratori. Sono quelli che veramente hanno preso coscienza, consapevolezza, che le cose così come vanno non vanno bene, ma che ci vogliono altre risposte. E questi si mettono alla ricerca, sono come degli scout che vanno verso ciò che è l'ignoto. E chi va verso l'ignoto, come dire, non fa solo una ricerca intellettuale, culturale, no, no, si mette in gioco in prima persona, perché se non sente questo in prima persona, non accetta i rischi, i disincanti e tutte quelle belle cose che, diciamo, toccano, no? Colui che esce fuori dagli schemi ma in maniera totale. Cosa accade? Quando qualcuno di questi esploratori, di questi uomini coraggiosi, scoprono qualcosa di nuovo, qualcosa che prima era ignoto e ai loro occhi diventa noto, cosa fanno? Lo portano alla consapevolezza di tutti. In realtà diventano dei ponti tra il noto e l'ignoto. Bene, il professor Mark Louis Gysi decisamente appartiene a quest'ultima categoria, a questa quarta categoria. E tutta la sua vita, ora è un giovanotto di 71 anni, quindi una bella vita alle spalle, giovanotto, no? Di 71 anni, lo dimostra. Ovviamente non ho il tempo, insomma non mi va neanche di entrare nella vita di Mark, però di un segmento, di una parte della sua vita qualcosa vi voglio dire. Di quando praticamente dagli inizi degli anni 90, e per 8-9 anni, non mi guardate così severo Mark, io sto parlando bene, di 8-9 anni, è stato uno dei membri della cellula di prospettive della Comunità Europea sotto i presidenti Delors e Santer. Che cos'era questa cellula di prospettiva? Penso che sia una delle cose più belle che un essere umano possa fare nella vita. Praticamente il loro compito, il loro dovere, per conto della Comunità, della Commissione Europea, eccetera, era quello di scandagliare, di andare a vedere in tutti gli ambiti dell'agire umano e dovunque nel mondo, sia con contatti diretti, sia attraverso studi, eccetera, dove l'uomo si stava dirigendo. In tutti i campi, economia, spiritualità, che ne so, ecologia, eccetera, eccetera. Voi immaginate per 8 anni, 9 anni, stare in una specie, perdonate l'immagine, di un frullatore dove tu continuamente, dalla Cina, che ne so, al Giappone, all'America Meridionale, all'Europa, all'Australia e ancora alla Cina e così via, vai in continuazione perché devi incontrare persone, devi incontrare gruppi, devi incontrare sperimentazioni che sono in atto, eccetera, eccetera, e chiaramente fare sintesi poi di tutto questo e riportarlo poi in comunità per dire guardate, nel mondo sta accadendo questo. Attenzione, vediamo, dove stiamo andando, ecco, discorso dell'esploratore, no? Quindi, immaginate un po', so,
che una mattina Delors si presenta a Marx e dice: vedi, questo libro tiene 600 pagine, lo so che sono 600 pagine, io per stasera devo avere una sintesi. È evidente che non si possono leggere 600 pagine, però è anche evidente che in qualche modo un'idea uno se la fa. Quindi è chiaro che si sviluppa una capacità sintetica dove tu vai subito a notare l'essenziale per poi metterlo a frutto e così via. Insomma, questo è importante. Quindi questa è stata una delle sue esperienze di questo segmento di vita. Poi ce n'è un'altra, è quella che lui ha fatto in India, nella città, diciamo, utopica, tanto per capirci, perdoneranno coloro che sono molto addentro alle questioni di Auroville, ma così, un pubblico più largo, devo dire necessariamente così. Una città utopica di Auroville, nel sud dell'India, non lontana da Madras, l'attuale Chennai, che praticamente si basa, la vita di questa città, sul pensiero di due tra i più grandi mistici e pensatori indiani, indoeuropei in realtà, del secolo scorso, Sri Aurobindo Ghosh e Miral Fassa. Tanto per darvi un'idea, e per grandi linee, il loro pensiero in qualche modo, giusto per avere dei termini di paragone, segue, nel senso che si affianca, ma indipendentemente, un po' al pensiero del teologo e scienziato cristiano Teilhard de Chardin. Ecco, diciamo un po' questo percorso comune, tra virgolette. Quindi per 8 anni ha fatto parte anche di questa commissione di controllo, potremmo dire, no? di supervisore, diciamo così. Lui europeo, che dal Belgio andava in India, chiamato da lì proprio per conosciuto per le sue competenze. Immaginate un po' che cosa bella questa. Bene, dopo questa fase termina, e Marc cosa fa? In realtà capitalizza tutte queste meravigliose esperienze in tante cose, ma in particolare in due cose, diciamo così. Scrive un libro, La società della conoscenza, che viene pubblicato in Francia e in Inghilterra. Per l'Italia me ne sono occupato io come curatore e insieme ad altri l'abbiamo tradotto. Tra gli altri c'è qui il mio amico Mimmo Mallardi, dottor Mallardi, che non solo mi ha aiutato per la traduzione, ma è colui che mi ha fatto incontrare Marc, quindi un debito imperituro, come si dice, no? Quindi questa cosa qui. E questo il primo punto di applicazione delle sue esperienze, tra le altre. E l'altra, una cosa che speriamo possa anche nascere qui a Genova, no? Di creare una scuola di formazione per individui pronti ad affrontare le enormi sfide che il mondo attuale ci rimanda in continuazione, sfide che praticamente ci coinvolgono a 360 gradi, dove anche colà dove c'è la buona volontà per volerle affrontare, non si sa come fare. Allora ci vogliono degli uomini che sono andati più avanti, che sono tornati un attimo indietro, così per capirci, gli esploratori, e che ci dicono: guardate, questo può essere un percorso. Non è facile, non è semplice, ma questa può essere una risposta per poter andare avanti. Così la smettiamo di non avere stima delle nostre vite, o meno, non si può fare niente, non cambia niente, non si capisce niente, sai, questi discorsi qua. Invece niente, noi vogliamo capire, dopo aver capito vogliamo fare e vogliamo realizzare. Quindi sono tutte cose, diciamo, così, che richiedono la massima attenzione e partecipazione. Ora, in conclusione, e poi dopo do la parola a Marc, voglio dire questo: il suo agire, il suo lavoro è stato sempre un inno alla vita, pieno di fiducia e speranza nel futuro dell'uomo. Una speranza che non è il semplice emotivo ottimismo, no? No, no, non è questo. E gli è data dalla penetrante analisi della realtà che lo circonda. Questa penetrante analisi gli ha fatto nascere un ottimismo vero, profondo, che non si può sradicare. Stare vicino a Marc, tanto non è che parlo bene perché sta qui, eccetera, è veramente contagioso. È il più giovane di noi. Io ho 57 anni, lui ce n'ha 71, ma insomma, voglio dire, anagraficamente è così, ma come dire, come freschezza primaverile mi fa abbondantemente, e non soltanto a me. Quindi vive quello che dice, e questo è importante. E prendendo spunto dai suoi scritti, ci facciamo un attimo un'idea del suo pensiero, sono parole sue quelle che adesso vado a dire, e poi chiaramente lui, insomma, farà ovviamente tutto il resto. È innegabile che ovunque nel mondo si stia vivendo un cambiamento sociale,
rapido e profondo, perché la razionalità moderna, l'approccio patriarcale, le strutture piramidali di organizzazione e governo della società e il capitalismo industriale non sono più in grado di formulare una risposta soddisfacente né al problema della nostra sopravvivenza collettiva né alle problematiche ambientali, demografiche e sociali del nostro mondo. Questi cambiamenti in corso riguardano gli aspetti più profondi della nostra vita. Una nuova fase della civiltà si sta affermando, la transmodernità, caratterizzata da vari aspetti. La non violenza tra gli stati. Ricordate tutti che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale la prima organizzazione europea comunitaria è stata la CECA, no? La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, fatta per far sì che Francia e Germania, no? Che per decenni a fasi alterne insomma, si erano attaccate, difese, insomma, potete immaginare cose, incominciassero a fare un qualcosa di comune, perché solo se ci si incontra, se ci si conosce e così via, superando un po' le logiche nazionali, mi riferisco a quel tempo in particolare, si poteva sperare di creare un qualcosa di nuovo. Bene, possiamo dire che questo piano piano, con tutte le difficoltà, sta procedendo, no? Bisogna anche vedere il bene che accade. Poi, un nuovo paradigma economico basato sul win-win. Cosa vuol dire questo? Che io cresco, vado avanti, mi espando, ma per far questo non ho bisogno che tu decresca, sia schiacciato da me, tu sia un perdente. No, io cresco, mi espando, no? Così deve essere anche per te. E mi conviene, guardate, non è neanche un fatto etico, è un fatto dell'utile. Perché questo mi permette di crescere ulteriormente. Perché quelle tue competenze che svilupperai, eccetera, tu a tua volta, se stai in quest'ottica del win-win, le passi a me e io le ripasso a te, no? Accresciute, eccetera. E poi, quello che io ti trasmetto non lo perdo. Non è un qualcosa che io ti do questa bottiglia e poi a me che rimane. La società delle conoscenze, le competenze, io ce le ho, tutti voi le avete. Se ce le scambiamo facciamo una competenza più un'altra competenza, non è facciamo, sottraiamo. Quindi questa è quella del win-win, è forte come idea. Ovviamente il rinnovato ruolo delle donne di per sé è nel rapporto con l'altra metà del cielo, in questo caso siamo noi, ho girato la frase di Mao qua. L'affermarsi dei creatori di cultura, questo è un punto cruciale che poi Marc ci illustrerà a dovere. Il creatore di cultura, come dire, non è un marziano. Tantissimi di noi sono creatori di cultura, nessuno li conosce, ma sono coloro che in realtà sostengono la società. Poi Marc ci spiegherà bene questa cosa che vi ho lanciato lì. Tenete a mente i creatori di cultura. Poi, l'affermarsi nei processi educativi e dell'apprendimento, un qualcosa di basilare, qual è? Che non si cresce soltanto con la mente razionale, ma la mente razionale senza la mente intuitiva e creativa è zoppa. Io ho due gambe, se potenzio solo l'arto destro, quello sinistro quando vado a camminare mi fa cadere. Tutti e due bisogna potenziare. È vero che veniamo da una cultura che come scrivere, leggere e far di conto, ma disegnare, la musica, la creazione artistica, dove le mandiamo? Poi facciamo una società squilibrata. Invece no, una crescita armoniosa, incominciando dai programmi scolastici, ma fatti sul serio però. E ancora, una nuova modalità di relazionarsi al sacro. Dicevamo prima strutture piramidali, eccetera, no? Scoprire, molti già lo fanno, ma comunque scoprire la sacralità della natura, non soltanto perché la natura, eccetera, eccetera, no, ma proprio perché c'è un qualcosa di dentro che è meraviglioso, voglio dire. Non dobbiamo per forza usare parole Dio, questo, ad alcuni fanno male queste parole per tutto un vissuto che hanno, ad altri fanno bene, poi ognuno ha la sua storia. Ma un'esperienza comune la possiamo fare, di un qualcosa di meraviglioso che ci circonda. Questo non è essere ingenui, questo è guardare le cose per come sono. Però, chiaramente, per far questo ci vuole necessaria consapevolezza. Quindi riformulare ancora il concetto di verità, lo statuto della ragione, no? La scienza,
la scienza è diventato il nuovo idolo, cioè tutto quello che si comprende attraverso i parametri scientifici è vero. Ok? E se ci sta qualcosa che si può comprendere in qualche altro modo? No, non è che non è scientifico, ne esiste. Cioè, soltanto la scienza così. La scienza è fondamentale, è importantissima, e chi può negare questo? Ma non può essere un assoluto, questo voglio dire. Per cui quello che non va in questi parametri non è vero, non è buono. No, che cosa vuol dire? Quindi cerchiamo anche di sviluppare una tolleranza di base verso, no, chi propone qualcosa di nuovo in questo ambito. E così via. Quindi un nuovo rapporto con la natura, come vi dicevo prima, una nuova percezione del tempo, dello spazio. Basta vedere le scoperte della fisica, no, quantistica, eccetera, proprio la testa, no, dice, ma come sono le cose in realtà? Quindi umiltà. Ma l'umiltà, guardate, è la più grande della virtù, perché permette a chi pure è sapiente di sapere di non sapere, nel senso che si dà la possibilità a sé, uno dà a se stesso la possibilità di apprendere dell'altro. Seppure io avessi un qualcosa di immensamente vero in mano e me lo mettessi nella tasca, questo qualcosa alla fine perde tutto il suo valore, perché io penso di possederlo, è mio. Sai, l'ego, queste cose qui. Ma no, io lo metto, ma ci vuole, guardate che cosa meravigliosa che ho, condividiamola. Fatto questo, ho dato a me stesso la possibilità di poter ricevere altro, perché sono aperto. Non temo che qualcuno mi possa portare via qualcosa, no? Non è mai capitato all'università, a me mi è capitato, qualche professore che leggeva una cosa dal libro, però non ti faceva manco vedere da che testo l'aveva preso, perché io so, tu devi sentire me, non tu puoi apprendere da te. Questo è capitato. E così via. Ma alla fine, e concludo, stiamo parlando poi alla fine di una sola parola che poi ci interessa. Così. Noi vogliamo essere felici. Noi non siamo nati per essere infelici. Noi siamo nati per essere felici. E in qualche modo a questa felicità ci dobbiamo pure arrivare. Ecco, ora Mark, dacci una mano. Bene, dopo tutta questa bella introduzione devo prima scusare per il mio italiano che non è molto buono. Spero che mi capirete. In tutto ciò che dirò c'è una sola idea. Tutto ciò che dirò, il cittadino che siamo noi, lo sa già. Dunque io considero che sono un intellettuale organico al servizio del cittadino, che intuisce, che capisce. Jacques Delors ci ha detto: «Les Européens sont intelligents». Dunque io parto di questa ipotesi. Siamo tutti intelligenti e capiamo che siamo in un cambiamento. Io vi propongo qualche idea per permettere a voi di pensare ciò che pensate già. E seconda osservazione, mi scuso all'avanza, sarò positivo, non è di moda. C'è la storia del bicchiere, che è mezzo vuoto e mezzo pieno. Penso che oggi, e questo è il mio messaggio alla giovane generazione, io vedo i miei figli, sono come Obelix, sono nati nella potion magique, sono nati nella nuova generazione, nella nuova visione. Dunque io sto correndo
dietro i miei figli, penso che c'è, parlo col microfono, dobbiamo togliere questo. Ecco, meglio così? Perché c'era un... La giovane generazione sta già sulla nuova placca tectonica. Stiamo cambiando placca tectonica. C'è la placca industriale che sta andando sotto la nuova placca. E i nostri figli sono già nella nuova placca. E noi tentiamo di arrivarci. Però possiamo aiutare. Possiamo essere saggi. Possiamo essere facilitatori. Bene. Allora vediamo se questo funziona. Ecco. Ma non c'è un monitore, non posso. Adesso mi metto qui così. Ecco. Beh, mi devo alzare, altrimenti. Vede? Che succede? Mi metto qua? Mi potete. Ok, così. Ognuno sistema politico o finanziario è una convenzione simbolica fra il cittadino e i governatori. Una volta che un sistema qualsiasi di governanza scende sotto il 50%, vuol dire che il cittadino non pensa più che è il meno cattivo sistema che possiamo avere. Una volta che il cittadino arriva alla conclusione questo sistema non funziona bene, a quel momento il sistema cambia, perché è una convenzione. Il nostro sistema monetario è una convenzione simbolica, il nostro sistema politico è una convenzione simbolica fra il cittadino e il governante. Voi avete, per esempio, la crisi del politico. L'Italia sta in punta. Noi diciamo a Bruxelles che ciò che succede in Italia prefigura abitualmente ciò che succederà negli altri paesi. Voi avete Grillo. Io non conosco Grillo, ma è un fenomeno molto interessante. Perché? Perché Grillo mette il dito sulla mancanza di credibilità del sistema politico mondiale, non solamente italiano. Fa l'avvocato del diavolo per dire attenzione, ça ne marche plus. Ma se vedete ciò che sta accadendo in Francia, per la prima volta da moltissimi anni il presidente francese c'è una popolarità sotto 20%. Ça ne marche plus. Dunque, la credibilità del nostro sistema bancario, politico, dominante, sta come fondendo, come il ghiaccio. E noi vedremo ciò che sta avvenendo. Vi racconto una storia alla cellula di prospettive. Jacques Delors ci dice riflettete un po' all'economia nel 2040. Perché io faccio il mercato, ma l'Europa non è un mercato. Marc, se non è un mercato, che è? Dopo 20 anni ho capito, vi dirò. Vi posso dire già oggi, l'Europa che è? L'Europa che abbiamo creato con Delors, che ci aveva due livelli energetici più alti dell'Europa di oggi. L'Europa che abbiamo creato
è un nuovo paradigma politico ed economico. E lo vendiamo come un mercato neoliberale, imbecilli che siamo. Completamente stupido, e siamo stupidi, perché abbiamo in mano dell'oro e lo vendiamo come ferro, stupidi. Allora, perché l'Europa è un nuovo paradigma politico? I padri fondatori, De Gasperi, tutti gli altri, che non erano politici, uscivano dalle prigioni, i fascisti, c'était des hommes nouveaux, erano nuovi, e hanno detto dobbiamo far cessare la guerra in Europa. Senza sapere, hanno creato un nuovo paradigma politico di non violenza fra stati. Wow! La modernità ha creato l'état de droit, vuol dire il rispetto della persona in mezzo allo Stato. Ottimo. Però fra stati, la guerra. E noi senza sapere, in Europa, abbiamo creato un'esperienza di non guerra assoluta fra i membri. C'est fantastique. Tutti i paesi del mondo, stavo in India discutendo con un tizio numero 3 del governo indiano, che mi dice, il mio sogno è di applicare il modello europeo con la Cina e l'India e tutti i paesi dell'Asia. Ma non ci arriviamo! Questo modello, questo paradigma politico nuovo presuppone un altro concetto di militare, che le nostre armadie, le armee, come si dice, i nostri eserciti stanno cambiando di paradigma, in silenzio. La nostra politica esterna sta cambiando, sta andando verso la non violenza. È fantastico, ma nessuno ne parla. Parliamo del mercato, stupidi che siamo. E poi abbiamo anche creato, quando Delors ci ha fatto fare questo studio sull'economia, abbiamo lentamente creato il passaggio della società industriale alla società post-industriale della conoscenza. Ma questo è un cambiamento di paradigma economico di cui non si parla. Questo spiegherò. Adesso vediamo. Allora, questo paradigma economico non è una piccola cosa. Siamo già a 50% o più in questa nuova economia. È come dell'olio che sta permeando tutta la nostra società. Allora, è una logica economica differente, spiegherò dopo. Ma è una strategia win-win che rassomiglia all'amore. Perché? La conoscenza funziona come l'amore. Di più che dai, di più che ricevi. Se tu fai questo con il tuo capitale, sei finì. Non si deve dare il capitale, si deve investire. Ma la conoscenza si condivide. E se non la condividi, perdi. È una nuova logica. Condivisione di conoscenza, lavoro in rete, creativo ed aperto, acquisiti immateriali, vuol dire la crescita cambia completamente. Stiamo andando verso una crescita qua
qualitativa. Questo spiegherò dopo. La fine dei brevetti, il capitale umano diventa principale, vuol dire che le aziende sono obbligate. Quando tu sei un imprenditore di Google, se tu non sei bravo con il tuo personale, se ne va, ma il tuo ustensile di produzione se ne va a casa tutti i giorni. Invece che se tu fai delle Fiat, l'ustensile di produzione è la fattoria, rimane. Se anche fanno sciopero si può mettere dei computer per fare il lavoro, ciò che fanno tutti oggi. Un'altra logica. Cambiamo logica economica. Ma visto che siamo stupidi, utilizziamo questa nuova economia con la vecchia mentalità industriale. Questa è la crisi. È normale, perché il cambiamento è tanto veloce, tanto profondo e nessuno ne parla. Il cittadino si dice, ma andiamo verso qualcosa di diverso, ma non c'è il relais nella stampa, non c'è il dibattito, non c'è nulla. E in questa logica, dappertutto vado, vedo che le donne sono 2 volte più competenti degli uomini. Sono più veloci a capire il lavoro in rete, perché un vecchio barbone, un vecchio dinosauro come me, io rifletto in piramide, rifletto in relazione di potere, perché sono stato costruito, educato in questo modo. I nostri sindacati sono a piramide, le chiese, piramide, partiti politici, piramidi. Però la famiglia è una rete. Chi si occupa della famiglia? Le donne più degli uomini, anche se oggi sta cambiando un po'. La donna lavora in rete facilmente. L'uomo si deve un po' mettere in moto per arrivarci. Oggi ricevo una telefonata di una donna. Je suis la directrice des relations humaines de Castorama, Francia. Nous voulons vous parler. Va bene. Una donna. Dunque, questo ecco tutto ciò che dirò. Guardate, questo è un simbolo di un iceberg. Sopra c'è la crisi del politico, più avanzata in Italia degli altri paesi d'Europa. Però il nucleo del problema sta dappertutto. Grillo è come un paratonnerre, come si dice? Parafulmine, fa apparire il problema. È latente dappertutto. Crisi profonda del politico e dell'economia e della finanza. Evidente. Ma questa è la parte visibile. E poi nella parte invisibile c'è un nuovo paradigma economico di cui non si parla. Ma più in profondità, il nostro modo di pensare sta cambiando. Tutto il nostro modo universitario è moderno, analitico, fa appello solamente al cervello sinistro, analitico, razionale. Tutto ciò che non è razionale non esiste. La vita dopo la morte non esiste perché non è razionale.
stupidaggini. Dunque la transmodernità è ciò, è la nuova visione in cui siamo già con un piede, ognuno di noi. Andiamo anche verso una società post-patriarcale. Perché? Perché il patriarcato, in poche parole, è sì, sì, sì. Command, control, conquista. Con questi valori siamo andati sulla Luna. Va bene. Va bene. Però per rispettare, per costruire una società mondiale sostenibile con questi valori, non ce la facciamo. Dunque, questo set of values, questo insieme di valori, non basta più per oggi. Vuol dire che il motore del patriarcato è rotto, ma il camion sta ancora andando a tutta velocità, senza motori. La società industriale sta ancora continuando, il motore è morto. E adesso, sotto sotto, nel freddo dell'iceberg, è l'ultimo livello, è il motore del cambiamento di civiltà in cui siamo. Per la prima volta, l'umanità ha la possibilità di suicidio collettivo. Nucleare, evidente, ma anche dell'ambiente, demografia, ma soprattutto il nostro modello sta inquinando la terra sempre di più e la terra è già saturata di inquinamento e siamo al di là di ciò che può assorbire la terra oggi. È come la gallina che distrugge il suo nido. Per la prima volta l'umanità è confrontata alla possibilità di un suicidio collettivo. Questo ci fa paura. Dunque non si parla di questo, però tutti lo sanno. Ma il lato positivo è che questo pericolo di morte collettiva sta mettendo in moto un motore di cambiamento estremamente potente verso la vita. Dunque, la mia ipotesi è che questo pericolo di morte fa che tutti i valori subconsci si stanno riorientando verso la vita. Vuol dire che l'umanità ha già deciso che vuole sopravvivere. E i miei figli sono più avanzati in questa visione, questo sentire della mia generazione, evidente. Dunque il motore del cambiamento è la volontà dell'umanità di vivere. Quando tu parti di questo, cambia tutto il sistema di valori. È in questo cambiamento che siamo oggi. Ed è estremamente positivo. Mi dispiace. Tutto questo ho detto. Siamo al di là della linea blu, stiamo inquinando la terra molto troppo, però questo pericolo è il motore del cambiamento. Allora, vi racconto una storia. Stavo in California e ho incontrato Willis Harman. Willis Harman è un tizio molto intelligente.
che era il direttore di Stanford Research Institute, il think tank che ha concepito la Silicon Valley. E avevo mandato un articolo a lui chiedendo: "Do you think I'm crazy?" E quando lo incontrò ho detto: "No, you are my brother. We are together in the change." Ho capito a quel momento che non ero matto. È molto importante. E il messaggio è che voi nemmeno siete matti. In accettando il cambiamento, in studiando il cambiamento, in imbarcando in questo cambiamento, che è un cambiamento di società, ma anche personale. Mia moglie mi dice: "Tu écris des livres, mais il faut vivre tout ça." Tu scrivi dei libri, ma si deve vivere tutto questo. Ha ragione. Dunque, imbarcandosi in questo cambiamento sociologico, politico, di visione, ma anche di cambiamento personale, non è pazzia. Benché ci sono certi voci nella società che dicono che è pazzia. Va bene. Va bene. Allora, Peter Drucker. Peter Drucker era un amico di un amico mio, non l'ho mai incontrato. Prima di morire, Peter Drucker è stato l'autorità la più conosciuta nel management delle imprese per 50 anni. Era number one. Nel suo ultimo libro scrisse, l'inizio del libro è questa frase: "Ogni 2 o 3 secoli osserva una brusca trasformazione della storia dell'Occidente. Nello spazio di qualche anno la società si ricostruisce internamente, interamente, e tutto cambia: la visione, il paradigma, i valori di base, le strutture sociali e politiche, la vita artistica e le principali istituzioni. 50 anni dopo siamo in un mondo nuovo." Ha scritto questo in 1990. Siamo in mezzo al fiume. E stiamo per esattamente nel mezzo. Dopo, sì, ho tempo, spiegherò perché. E Peter Drucker, spiegherò dopo. Peter Drucker dice nel suo libro: ho sbagliato, perché pensavo che il mondo delle aziende, il mondo del management diventerebbe tanto potente che assorbirebbe la società civile. È tutto sbagliato, perché siamo già nella società post-capitalista. Questo ultimo libro non è mai citato da nessuno nel Wall Street Journal. Il giorno della sua morte stavo nell'aereo e c'erano 4 pagine sulla morte di Drucker. 4 pagine, nessuna riga su post-capitalist society. Siamo in una società post-capitalista. Perché? Perché dice: il capitale finanziario rimane importante, però il capitale umano è l'ustensile di lavoro. Se il capitale umano se ne va, tu non puoi più fare nulla, anche col tuo capitale. E dunque
la società diventa post-capitalista, è una logica completamente diversa, in cui entriamo in un silenzio totale. E dice, and we have not all the tools to manage this new society. Non abbiamo tutti i mezzi, le analisi per managgiare questa nuova società, le dobbiamo inventare. Siamo in questo periodo fantastico di invenzione di una nuova economia mondiale. Bene. Vi racconto un'altra storia che hai già raccontato in parte. Dunque, Delors ci dice, ma l'Unione Europea n'è pas un marché. Allora, che sarebbe? E poi studiate un po' l'economia in 2040. Che sarà? Noi a 12 non la facciamo. Dunque, ci siamo messi in rete con 70 economisti top di tutta l'Europa. Abbiamo fatto questo libro bianco che diceva quattro cose. Il modello di sviluppo dell'Europa non è buono, perché sottovaluta il capitale umano, disimpiego, e sopraccarica il capitale naturale. Dunque dobbiamo fare il contrario. Valorizzare il capitale umano e alleviare il peso sul capitale naturale. E questo lo possiamo fare shifting the taxation, cambiando la tassazione. Il povero imprenditore che crea un posto di lavoro ma riceve tante tasse che non sopravvive. Lasciatelo fare, per favore! Merda! Però l'inquinatore, senza pietà, deve pagare e rifare ciò che ha inquinato. Niente da fare. Se ci sono qualche imprese che vanno in fallimento per quello, non c'è nulla da fare, perché non è sostenibile. Non possiamo continuare così. Abbiamo anche detto tassazione sulle transazioni finanziarie e questo. Il secondo punto, cambiamo la tassazione, il sistema di tassazione. Perché no? Terza cosa, in questa società che è in rete, dobbiamo riconcepire l'educazione a 180 gradi. Certo. E dobbiamo concepire un altro modello economico per l'Europa. Successo intellettuale brillante. E poi Delors, tutto contento, viene al consiglio Ecofin, Economy and Finance. Il chairman dice, yes, Mr. Delors, this is a very interesting study. Let's go to the next point. È così che si uccide politicamente. Dunque, questo libro che abbiamo prodotto è stato un fallimento politico completo. E a quel momento ha cominciato la contrattacca neoliberale. E dunque l'Europa che abbiamo concepito, che era un livello energetico molto alto, in cui il cittadino europeo si ritrovava, questo livello è sceso, 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 sceso. E adesso andiamo al bottom, siamo alla fine, perché questo sistema economico anglosassone sta nel muro già oggi, in un silenzio totale. Perché? Non so se avete visto
10 giorni fa. In un giorno tutte le materie prime, l'oro, tutto è sceso di 15% in un giorno. Perché? Nessuna spiegazione. Ciò che ho letto di più intelligente è che i speculatori, perché le nostre borse sono diventate casino, la gente fa speculazione, fa delle scommesse, CDS. Adesso hanno fatto CDS on the CDS. Sono scommesse sulle scommesse. Ma un sistema tanto complicato che nessuno sa. Allora, se succede un click qualche parte nel mondo, può cascare tutto di 10% senza poter controllarlo. Il sistema attuale è praticamente nel muro. Però non si può dire, non si può dire. Se si dice la gente va in banca e crolla la banca, è finito. Perché la banca prestita 10 volte di più che il denaro che ha. Se la gente viene a ritirare il denaro, finisce tutto. Dunque il sistema neoliberale sta crollando in un silenzio totale. E per quello che è importante, è importantissimo di preparare il futuro, la nuova placca tectonica. Bon. Ok, siamo là. Vede, abbiamo avuto prima l'inizio dell'epoca agraria, che sono 3-4 mila anni, e c'è una grande parte del globo che sta sempre nell'agricoltura. Poi c'è stato il periodo industriale e stiamo adesso andando verso una nuova economia, che è l'economia della conoscenza. Al momento dell'incrocio, un po' difficili, però le università non si muovono. Una parte del business fa questo, puff, saltano del roseo al verde. Mica stupidi, qualche imprenditore si preparano al futuro in un modo intelligente. Ma è anche questo periodo, e questo è difficile, è la fine della società industriale. L'inizio di una società post-capitalista, post-industriale, centrata sulla conoscenza, e non conosciamo bene come funziona. E anche la fine del patriarcato. E il patriarcato è legato alla proprietà privata. Adesso andiamo verso l'open source e non sappiamo bene come si paga gli autori, eccetera. Siamo in un no man's land. È difficile. Per tutti. Io parlo con il business il più conservatore e il più aperto, parlo con tutti e vedo tutti gente che veramente non sanno bene che fare. Ma non te lo dicono, non lo possono scrivere. Bene. Adesso un momento, guardate, in giallo è ciò che i valori delle società cinese, indiane, europee, prima del meno 3500, vuol dire 3500 anni fa, 2500 prima di Cristo, è arrivata all'agricoltura. Ma prima c'erano i pastori. Ma i pastori vuol dire che non c'è proprietà privata del suolo. Ognuno tenta di rispettare un po' l'ambiente per lasciare un po' d'erba per gli altri e poi ognuno si occupa del bene comune. Quando tu hai delle capre,
l'importante è le capre, non il buco, come si dice? Il maschio? Il becco. Uno, il caprone, basta uno. Gli altri si può mangiare. E dunque questa società era probabilmente, non lo sappiamo bene, centrata sulla dea femminina. Il serpente era il simbolo del suo potere. La donna era sacra perché dà la vita. L'albero della vita è sacro, il sangue è sacro, la nascita è sacro, la sessualità è sacra, il piacere è sacro, il potere è il potere di dare la vita. La bellezza e l'arte sono sacri e non c'è proprietà privata. La donna è libera. E poi che vediamo? Una transizione di questi miti che sono sotto la religione. La religione si è messa sopra un base. E vediamo che passiamo a Dio il Padre, il serpente diventa il demonio, la femmina diventa stupida, inferiore e peccatrice. Il sacro è piuttosto legato alla morte violente, il sangue della croce, dunque attraverso un sangue di morte che la vita viene. La sessualità e il piacere sono impuri, il potere è un potere di morte. L'ascetismo è meglio, e la proprietà privata del campo e della donna sono introdotti. Perché se tu fai dell'agricoltura, metti picchetti, c'è normale, perché non vuole che le mucche del vicino vanno a mangiare ciò che hai piantato. Tu pianti la tua donna, metti picchetti attorno, patriarcato. Dunque è tutta una mentalità che ha cambiato. E questo è questo patriarcato che sta dissolvendosi in un silenzio totale. Ancora una volta, le donne lo capiscono più facilmente degli uomini, ma è un pezzo di una nuova civiltà che stiamo costruendo. E le religioni si adatteranno, seguiranno, è normale, perché è sotto la religione, sono presupposti che sono sotto. Bene. Ok. Ah, il sacro. Questo è molto interessante. Quando parlavo con la mia nonna leggeva l'imitazione di Gesù Cristo, l'imitazione di Gesù Cristo. Era scritto che la vita è una vallata di lacrime. E che dopo si andava verso il cielo, finalmente, per uscire da questa vallata di lacrime. Il sacro era legato al nero. Era meglio di andare via della sessualità, del potere e del denaro e entrare in convento. Perché si era pensato che rinunciando a tutto questo, sarà più vicino al divino. Questo è un sacro da 5.000 anni che non si è mosso per 5.000 anni. Io parlo con mia figlia. Mia figlia fa un dottorato in filosofia dell'environnement, dell'ambiente. E mi dice, mamma, papà, tu ne comprends rien, non capisci nulla. Ci dobbiamo riconnectare alla natura in un modo spirituale, altrimenti stiamo per morire tutti. È un sacrato di riconnessione. 180 gradi in due generazioni. Ma è difficile per tutti di adattarsi, anche per le religioni, non ci capiscono un picchio, è troppo veloce.
e non è una critica, capisci? Siamo tutti presi da questo cambiamento. E mi domando, capisci, per mia figlia e per la nuova generazione, il sacro si è modificato. Non si può più andare indietro. E c'è una dimensione spirituale molto intensa in questa nuova visione del sacro. E dunque abbiamo adesso nelle famiglie delle visioni del sacro che sono completamente divergenti. Mica facile. Ma nessuno è colpevole, per carità. Allora, guardate, rapidamente, adesso facciamo un po' di filosofia. Un po' di filosofia. 10 minuti di filosofia. Adesso analizziamo il nostro modo di pensare moderno. Questo è il premoderno. Ci sono miliardi di gente che sono ancora nel premoderno. C'è il nostro Dio sopra. Dio Padre. Questo Dio può essere cristiano, musulmano, induista, qualsiasi. Però il Dio è al vertice e stabilizza tutti i valori. Poi c'è il clero che sa ciò che pensa il divino, almeno la gente pensa che lo sa. Il clero dice ai politici ciò che devono fare, i politici dicono agli uomini ciò che si deve fare, gli uomini danno ordini alle donne, ai bambini, che sono sopra gli animali, che sono sopra le piante e sopra il cosmos. Però il cosmos non si tocca. La natura non si tocca, è sacra. Creatura del divino. Rispetto dell'ambiente. Qual è il positivo di questo vantaggio? Rispetto dell'ambiente. Trasmissione dei valori è facile, stabile. Poesia della visione della vita e della morte, tutto ha un senso. Inconveniente, autoritarismo, patriarcato, violenza e intolleranza per le altre religioni, naturalmente. Bene, c'è una parte di tutti noi che è anche premoderna. Attenzione. C'è una parte di tutti noi che è ancora intollerante. Guardate, poi siamo passati all'epoca moderna, ma non abbiamo messo in questione la piramide, stupidi. Invece di Dio abbiamo messo la Deus Raison, ragione, razionalismo. Abbiamo interpretato Descartes, che era un uomo spirituale, l'abbiamo fatto dire delle cose che convenivano a noi. Stessa struttura, la ragione, gli economisti e i tecnocratici sanno ciò che è razionale. Lo dicono ai governi, i governi lo dicono agli uomini, gli uomini lo dicono alle donne, ma il cosmos è un oggetto. Si può sprecare, si può fare qualsiasi cosa. It's a thing, e niente. Abbiamo desacralizzato completamente il cosmos. Questa è la radice profonda della crisi ecologica mondiale. Modo di pensare. Nella visione moderna industriale non è possibile andare verso un mondo sostenibile.
relax. Molti ecologisti sono ancora lì e tempestano tutto il... Ma non andiamo verso un mondo sostenibile. D'accordo, ma anche voi siete moderni. Attenzione. Si tratta non di criticare qual tizio Caio, si tratta di capire che dobbiamo cambiare set of values, the vision, la visione. Adesso vi racconto una piccola storia. At Harvard Laboratory. Harvard è molto conservatrice, ma ci sono qualche laboratori che fanno delle cose favolose. Hanno preso due gattini, piccolissimi, li hanno allevati, l'uno in una stanza dove c'erano solamente delle righe verticali, per 2 anni. Mangiavano bene, ben curati, righe verticali. L'altro gatto, tutte righe orizzontali. Dopo 2 anni fanno uscire i gatti. Sapete ciò che succede? Il gatto orizzontale non vede i piedi del tavolo. Non lo vede. Lo tocca, non lo vede. Noi siamo stati educati nell'orizzontale moderno. E non possiamo vedere il verticale, merda! Capite? È difficile. Siamo come il gatto. E l'altro che vede solamente il verticale non sa camminare in piatto. Non ci capisce nulla. L'uno si urta a tutti i piedi del tavolo e l'altro non sa camminare. Ma il più importante di questo è che un paradigma ci fa vedere certe cose e altre no. E dunque la grande difficoltà del cambiamento di paradigma è il cambiamento di visione. Quando vago in un magazzino con mia moglie, usciamo e ho detto: ma chérie, est-ce que tu as vu ceci et ça? No. E lei mi dice: hai visto questo o questo? No. Non vediamo la stessa cosa. Non vediamo le stesse cose nello stesso magazzino. Questo già fra un uomo e una donna della stessa cultura. Quando Cristoforo Colombo arrivò in America del Sud, gli indiani sulla spiaggia non hanno visto le caravelle. Non faceva parte. On ne peut voir que ce qu'on connaît. Si può vedere solamente ciò che si conosce. L'occhio si vede non con l'occhio, col cervello, con la coscienza. Se nel tuo cervello, nella tua coscienza, non c'è una caravella, non può riconoscere ciò che non hai mai conosciuto. È come il gatto che vede solamente l'orizzontale. E questa è la difficoltà di cambiare paradigma, è che non si vede. E dunque io non critico le media. Le media non vedono, ma è come tutti noi. I nostri politici non vedono, ma è come tutti noi. Siamo tutti come il gatto di Harvard. Vediamo certe cose. I vantaggi della modernità. Abbiamo fatto un progresso fantastico nello Stato di diritto, l'età di droit, fantastico. È un passo avanti enorme nella non violenza, fantastico. Liberazione parziale delle donne nel privato, nel pubblico no.
Nell'università? No. Nella politica? Appena. Senso del movimento del futuro, la nozione di progresso, di storia, tutto questo è moderno. E sviluppo della scienza e tecnologia, per il migliore e il peggiore, ma c'è uno sviluppo che è fantastico. Però ci sono inconvenienti, è questo che paghiamo adesso. Il paradigma moderno è piramidale. Si è continuato con le piramidi. Il paradigma moderno si pensa tollerante, ma non lo è. Ha riprodotto extra ecclesia nulla salus, si diceva nel Medioevo. Fuori della Chiesa non c'è salvazione, salvezza. E noi abbiamo sparso la notizia in tutto il mondo, fuori dalla modernità, voi siete sottosviluppati. Un altro modo di dire la stessa cosa. Materialismo. È materialista, è macchinista e materialista, la modernità. La modernità è riuscita a convincere miliardi di gente che non c'è vita dopo la morte. È una stupidaggine fantastica. Io non posso fare una prova che c'è una vita dopo la morte, ma dire per certo che non c'è vita dopo la morte è una stupidaggine. E siamo tutti entrati in questa visione sottosviluppata della spiritualità e della vita spirituale. Scientismo. Sì, la scienza, ma scientismo, pensare che la scienza possa risolvere tutti i problemi, anche i problemi etici, questo è stupido. E il nostro concetto centrale della modernità è il progresso e la crescita quantitativa. Anche questa è una stupidaggine. Progresso sì, qualitativo, sì, qualitativo, ma quantitativo in un mondo finito è impossibile. È impossibile. È anche stupido di pensare questo. Ma siamo come i gatti. Vediamo solamente le righe orizzontali. Non lo vediamo. La modernità sta morendo di assenza di visione. La modernità come civiltà non ti provvede una visione d'un mondo sostenibile e giusto. Dunque è morta. C'è già finì. È morta come progetto di civiltà. Il camion sta continuando, ma il motore è rotto. Le università continuano a insegnare, ma il motore. Allora, postmoderno, adesso andiamo verso il transmoderno. Vede? È lo stesso. Passiamo dalla piramide al circolo. Guardate bene, ci sono le culture asiatici, anche l'ateismo è una cultura, il cristianesimo una religione, una visione della vita, l'induismo, il buddismo. Non si può dire che l'uno è superiore all'altro. Ognuno, se è fedele alla sua tradizione spirituale, va verso il centro. E nel centro è vuoto, perché nessuno ha il controllo del centro, ma pieno di luce divina. Ma non si può controllare.
tu ci puoi arrivare attraverso il cristianesimo, ci puoi arrivare attraverso l'ateismo. Tutta la filosofia dell'essere è questo. Heidegger è questo. Anche Sartre. Sono cercatori dell'essere, ma dell'essere è al centro. Dal buddismo tu puoi anche arrivare al centro. E di più che sei al centro, di meno che sei nel dogma, sei nell'esperienza spirituale. C'è très différent. Questo, i miei figli sono là. Senza saperlo. Sono nati nel cerchio e vede il cosmos e attorno. Non siamo noi che siamo al di sopra del cosmos, siamo solamente nel cosmos, una piccola parte minuscola. Ritroviamo il buon senso. Il cosmos è enorme e noi siamo piccoli piccoli. Magari c'è la vita su altri pianeti, è possibile. Probabilmente che c'è una vita dopo la morte. Negarlo di tutti i modi è stupido. Nessuno sa. E di più che vai verso il centro, di meno che sei nel mentale e di più che sei nell'anima. È un cambiamento forte. E siamo tutti noi un piede già là. La difficoltà è che abbiamo un piede nel vecchio e un piede nel nuovo. Mica facile. Va bene? Se mi devo fermare... Ok. Allora, non ho tempo per spiegare tutto il cambiamento moderno transmoderno. È un cambiamento di visione. Un'idea. Se loro leggono Lynn McTaggart, questa è una giornalista molto intelligente americana che vive a Londra, ha fatto il giro di tutti gli istituti di ricerca sulla fisica quantica. È arrivata a una conclusione molto semplice. La materia non è la materia. Boh. Noi, incoscientemente, ciò che ci dice l'università è che la materia sono delle piccole particole, sempre di più piccole. E andiamo verso le cellule, le molecole, l'atomo e poi le neutroni e le protoni e il boson di Higgs, l'ultimo. E lei dice, la fisica quantica è un altro paradigma scientifico. La materia è un monticolo d'energia in un campo potente. Se tu la osserva, hop, diventa una particola. Tu non l'osserva più e poi la ritrovi altrove, un altro mondo. Sappiamo, dopo Einstein, che la luce può essere o particola o onda. Adesso cominciamo a capire che al momento che tu osservi la luce, diventa particola. Perché? E arriviamo a capire meglio ciò che diceva Einstein, E equals mc carré, l'energia, è la moltiplicazione della massa e del quadrato della velocità della luce. Vuol dire in concreto
che la luce si può trasformare in materia e la materia in luce. Tutto il materialismo scientifico, che è la base della fisica universitaria. Torniamo alla pagina. Ok, è il tomo primo. Adesso cominciamo il tomo secondo della scienza del XXI secolo. Dove si insegna questo? Guardo tutte le università europee, rien. Siamo in ritardo. Anche questo, le cose vanno molto veloci. Siamo già in una scienza transmoderna, è evidente. C'è un altro libro della Lynn MacTaggart che si chiama La physique de l'intention, la fisica dell'intenzione. Tu, mettiamo 10 malati, 5 malati, la gente pensa a loro con amore, l'altro fa una preghiera per loro, l'altro fa una meditazione, l'altro fa delle... Tutto non si tocca. E i 10 malati non sanno nulla. Dopo 6 mesi si vede che quelli che hanno ricevuto preghiere, meditazioni, pensieri d'amore, guariscono 30% più veloci. La fisica dell'intenzione. L'intenzione fa cambiare qualche cosa. Allora, questa cosa, la preghiera, non è stupido? Ma no, non è stupido! Un altro concetto della scienza. Ciò che vi voglio spiegare è che siamo già nel trasmoderno da anni, in un silenzio totale. Tutti i media guardano come il gatto, guardano le linee orizzontali, ma è normale. Adesso, finito la filosofia, facciamo un po' di economia, veloce. Allora, guardate ciò che abbiamo detto 20 anni fa con Delors. Abbiamo detto l'evoluzione verso una società dell'informazione avrà nel lungo termine la stessa importanza della prima rivoluzione industriale. Vuol dire, stiamo passando dall'industriale al post-industriale della conoscenza, come all'inizio del secolo siamo passati dall'agricoltura all'industria. Era buon senso, 20 anni fa, silenzio totale. Ma che succede? E noi abbiamo detto no, le linee sono così. No, ma non è possibile. È molto interessante di vedere come siamo condizionati dal nostro paradigma. Siamo come il gatto di Harvard. Allora, bene, allora, un po' di informazioni, i dati e ciò che sta nel web. Tu non puoi fare nulla con i dati, niente. Hai bisogno di un motore di ricerca. Google è stato il primo motore di ricerca che si è interessato un po' al contenuto. Dunque, ha vinto. Adesso andremo verso altri motori di ricerca molto più sofisticati che si interessano al senso. L'informazione è ciò che Google te dà. L'informazione non si può fare nulla con. Però Google si deve prima non leggere ciò che sta in giallo, perché questo è pubblicità. Dopo il giallo c'hai le prime cose interessanti, in fondo bianco.
E là tu dici, bene, magari il secondo e il terzo sono interessanti per me, leggi e ti dici, sì, questo è interessante, lo cut and paste e lo metto nel computer. A questo momento hai fatto della conoscenza, hai fatto un giudizio personale. La conoscenza è prodotta dalla persona umana. E si produce la conoscenza con l'intelligenza, con l'intuizione, con il corpo e con l'anima. Un altro mondo che di produrre, Charlie Chaplin, produrre delle macchine, è un altro mondo. La saggezza è l'imprenditore che dice io voglio andare verso un mondo sostenibile. Dunque prende la conoscenza, ne fa azione saggia. Non tutti lo fanno, ma si può. Guardate, questa è tutta l'economia che spiego. Cominciamo da qui. La base dell'economia è produrre del valore. Nell'agricoltura io semino, metto 10 kg e ne faccio 1000. Prendo 10 kg per riseminare, 100 kg per mangiare, per la famiglia, e 900 al mercato. Questa è la produzione di valore nell'agricoltura. Nell'industria, cioè un blocco di metallo, lo fatto entrare nella fattoria e poi esce una Fiat o una Volvo, come volete. La Volvo costa 20.000 euro, il blocco costa 1.000. Ho aggiunto valore all'oggetto. La sinistra dice il valore aggiunto è per l'operaio, la destra dice il valore aggiunto è per l'imprenditore. In Europa si fa un compromesso fra i due e abbiamo social Marktwirtschaft, abbiamo l'economia sociale di mercato industriale. Qui si applica della conoscenza a della conoscenza per creare della conoscenza. Facebook, un tizio che conosceva un po' di tecnologia, che ha avuto un'intuizione. Ha applicato l'intuizione alla tecnologia, ha creato un prodotto che non esisteva. Vi piace Facebook? Non vi piace? On s'en fout. Non è, però, è un prodotto che ha creato milioni di dollari di valore. Dunque, ma in modo più semplice, Francesco traduce il mio libro in italiano, lui applica la sua conoscenza del francese a un oggetto che è il mio libro e produce un'altra conoscenza che è il libro in italiano. Questo è società della conoscenza. Ma tutti gli intellettuali, tutta la vita intellettuale è sempre stata una società della conoscenza. Però oggi prodotti come Amazon e Facebook sono un altro mondo. Perché il problema della borsa di New York o di Parigi o di Milano è di misurare la valore, il valore di Facebook. Ma come si fa? Allora, per la Fiat è facile. Si conta i debiti, il conto del banco, i stock, the buildings, tutte le bâtiments, come si dice? Tutti i mobili e poi tutti gli oggetti prodotti. E poi i conti in banca. E si dice la Fiat oggi vale tot miliardi di euro. Tu vai a vedere Facebook. Al banco
sotto zero. Producono che? Allora, c'è un tizio in Svezia che ha inventato un nuovo concetto. Intangible assets, acquisti immateriali. Gli acquisti immateriali sono una scommessa, un giudizio. Yes, Facebook has a potential in the future. Therefore, we give $200 for a share. Pensiamo che Facebook ha una potenzialità futura. Anche se perde denaro oggi, noi scommettiamo, Borsa di New York, Borsa di Parigi, scommettiamo che avrà un valore futuro. Come Amazon, lo stesso, all'inizio Amazon perdeva denaro, adesso è diventato un gigante e sta uccidendo. Il modo di giudicare, qui, passiamo a un modo di misurare che diventa qualitativo. Capisci? Quando tu dici, I think Facebook has a potential in the future, è qualitativo. E dunque la borsa sta con un piede nel quantitativo e un piede nel qualitativo. Però attenzione, la borsa di New York sta già 65% nel qualitativo. Svegliatevi! Allora, il nuovo strumento di produzione è la persona umana. Corpo, intelligenza, intuizione, anima. Tu sei il CEO, l'imprenditore. Che devi fare? Non si può controllare come ha fatto Taylor, management industriale, sempre più veloce, sempre più rapido, sempre più macchine da produrre. Da Google si dice every Friday you are free. Il venerdì ognuno è libero per essere creativo, per immaginare delle cose sue, progetti personali che Google eventualmente aiuterà. Perché Google vuole assolutamente che la gente rimanga creativa. Vuol dire, guardate, il nuovo CEO c'è un altro job, favorire la creatività. Ma questo vuol dire rispettare in profondità il corpo, l'intelligenza, l'intuizione e l'anima della gente che lavora per te. Un altro job? E molti imprenditori intelligenti stanno facendo un lavoro di trasformazione personale, perché è un altro job. E molti imprenditori sono un po' come i piloti dei grandi Boeing Airbus. Ci sono due volanti, ma almeno nell'Airbus i due volanti sono per lo stesso aereo. L'imprenditore c'è un volante industriale con certi clienti per certe cose e c'è un volante post-industriale e sta un piede, a volte sta qui e a volte sta qua. È molto difficile. Ma è appassionante. E il management diventa umanista e non violente. Stiamo cambiando management a 180 gradi. Nessuna scuola di management lo capisce. Sono come i gatti. Vedo solamente l'orizzontale. È normale. Siamo stati condizionati
in un approccio di mercato, mercato, win-lose, battlefield mentality. Io non critico nessuno, eh? Ma siamo tutti come i gatti. Allora, l'umano è al di sopra della macchina. Questo è il genio di Apple. Hanno fatto una macchina dove l'umano, la macchina è veramente al servizio dell'umano. Hanno un difetto enorme e che non sono open source, va bene. Ma mia moglie mi ha offerto un iPad l'anno scorso. E mi sono detto, ma cosa vuoi fare con ça? E poi, ma è molto, molto, molto più facile del computer. È infinitamente più rapido, più facile. Va bene, ci sono cose che non sa fare, ma è una cosa favolosa. Dunque, una logica nuova di human-friendly machines. Sono macchine che sono al servizio dell'umano. Way. E belle. È bello. Il prodotto Apple è bello. Importante. Carissimo. Stupido il prezzo. Ma la gente lo compra. Dunque Apple ha colto qualche cosa di molto importante, che altre aziende non hanno capito. E c'è una parte del business americano che sta andando verso il scenario B, il scenario negativo, e che di dire, che consiste a dire fra 20 anni i computer saranno più intelligenti dell'uomo, lasciamo il computer fare. E ingettiamo una... Quando uno lavora per Motorola, oggi, si è scritto una piccola frase, la visita medicale è obbligatoria prima di firmare il contratto. Si va nell'infermeria, si apre la mano, si mette un piccolo chip sotto la pelle. Vuol dire che Motorola sa a tutti i momenti ciò che fai, dove stai, in tutto il mondo. Questo è l'inizio. E allora, perché si fa? Enhancing human potential. Questo è l'ufficiale, per aumentare il potenziale umano. Ma il controllo? Questo è la macchina sopra l'uomo. Wrong, it's wrong, it's wrong, it's wrong. But it's going on. E anche oggi questo succede. E non solo una azienda, ci sono molte. Questo è il scenario negativo. Il commercio si finì. Perché non si può commerciare, trade. I give you a car, ti vendo una macchina, io ho il denaro, tu hai la macchina, ma non si può avere il denaro e la macchina. Nella conoscenza sì, perché la conoscenza io la conservo, la condivido con voi. Non posso fare altro che condividere. IBM ha completamente cambiato la sua strategia. Sapete che si può download un programma di 1 milione di euro for free. Download for free. Tu download il programma, lo sperimenti con la tua squadra, il tuo business, poi dici, sì, questo mi piace, però voglio un po' di aiuto. Telefoni IBM, che dice, no problem, it's 10,000 euro a day. Ma va bene, ma tu paghi, sei contento di pagare perché hai potuto fare la tua scelta liberamente. Inoltre un altro tipo di commercio.
e andiamo verso open source. Questo è evidente. La conoscenza è come l'amore. Di più che condividi, di più che lavori in squadra, condividendo la conoscenza, di più che la fai arricchire, c'è normale. Ma un altro là è una logica post-industriale, post-capitalista. Perché il capitale umano è più importante del capitale finanziario. Dunque siamo già nella società post-capitalista in un silenzio totale. Bene, devo andare un po' più rapido. Il tipo di misura, l'abbiamo detto, open source anche. Addio alle piramidi. Non si può produrre della conoscenza in piramide, perché la conoscenza scende e le informazioni scendono, ma non risalgono. Dunque, blocca, la piramide blocca. Non si può lavorare. E dunque le industrie che non si muovono, i sindacati, tutte le strutture piramidali sono in crisi. La nuova strategia win-win, la crescita, ma questo è importante, la crescita diventa qualitativa. Wow! Vuol dire che si può pensare a un mondo sostenibile con una crescita qualitativa, sì. Non bisogna di continuare a tagliare delle foreste. No, non è necessario. Crescita qualitativa. L'albergo che funziona bene oggi, crescita qualitativa. Qualità dell'accoglienza, qualità del personale, felicità del personale che si occupa di te. È evidente, lo sappiamo, però è una nuova logica. L'impiego. L'impiego, nessuno capo di Stato c'ha i coglioni, scusatemi, per dire la verità. L'impiego industriale se finì. Non faremo più degli impieghi industriali. Se l'industria conserva qualche milione di impieghi in Europa, tanto meglio. E detassiamole, aiutiamole, perché non è facile. I nuovi impieghi, io parlavo con uno dei capi di IBM Europe, lui mi dice, noi creiamo degli impieghi tutti i giorni, ma riceviamo dall'università dei dottori che sanno tutto su un argomento piccolissimo. Non ci serva più. Dunque, laviamo il loro cervello 6 mesi e riprepariamole per 6 mesi. Ci costa un anno di salario, perché abbiamo bisogno di gente che può creare della tecnologia e inventare i mestieri che andranno con questa tecnologia e fra 10 anni creare un'altra tecnologia e poi degli impieghi che andranno questa nuova tecnologia. La struttura stessa dell'impiego è cambiando, sta cambiando a tutta velocità. I giovani non hanno un problema di cambiare lavoro 5-10 volte nella vita, pas de problème. Per noi, moi j'ai un emploi à vie, era la visione. Il concetto di lavoro sta cambiando completamente. La difficoltà, e anche per questo che i politici non lo dicono, che non si può promettere 10.000 o 100.000 o 1 milione, 10 milioni di impieghi in Italia, perché non esistono. Si deve creare. E le creeremo. E le creeremo. C'est évident. Però non ci sono. Allora, Hollande promette di amplificare l'amministrazione francese, ma non è una soluzione. Dunque, l'impiego
il lavoro cambia anche, diventa molto più creativo e interessante, ma meno stabile. L'impiego per la vita, forget it. Ma impiego molto interessato, molto interessante e molto creativo, sì. Trasparenza ed etica. E finisco là. L'economia della conoscenza è sempre conoscenza. Se un oggetto, una Fiat, è prodotta da gente ben pagata o da gente che non è ben pagata, è la stessa Fiat. Ma nella conoscenza c'è sempre senso, dunque etica. Non si può tagliare l'etica della società della conoscenza. Rientra dalla finestra. Stiamo andando verso una società dove l'etica e la trasparenza non si può più fermare. Adesso mi fermo e dico due parole sulla politica. Abbiamo inventato, creato un nuovo paradigma economico e politico, l'Unione Europea. Ma presuppone, per capirlo, che non veniamo solamente le righe orizzontali. Per capire ciò che abbiamo creato noi stessi, presuppone un livello energetico più alto, per capire che siamo all'orlo del XXI secolo e che l'assenza di guerra è l'unica soluzione per vivere su questa terra, che siamo noi i pionieri di questo merda. Dunque la politica presuppone trasparenza, etica, visione e energia. Grazie. Grazie Mark, grazie di cuore, veramente. Adesso passiamo allo spazio dedicato alle domande del pubblico. Prima però volevo ricordare che questa è un'iniziativa senza scopo di lucro e che è possibile fare una donazione per sostenere questo evento, che è totalmente autofinanziato. E niente, adesso lascio spazio alle domande del pubblico, liberate la vostra curiosità. Chi vuole domandare qualcosa? Qui. No, faccio qua. Sì, ciao. Sì, buonasera. Allora, una domanda sul libro della società della conoscenza. Perché a un certo punto lei parla di valute alternative, monete alternative. Però mi piacerebbe capire un po' meglio questo concetto, cioè quanto è utilizzabile e quando si può cominciare, chi lo può fare soprattutto. Allora, stanno esplodendo. C'è un libro che è apparso il mese scorso analizzando 100 città francesi che stanno lanciando monete alternative. Allora, che vuol dire? Racconto una storia. I svizzeri, mica stupidi i svizzeri, in 1930 si dicono crisi, vuol dire le banche non presteranno, sarà difficile per le imprese. Creiamo una moneta alternativa
fra imprese. Si chiama VIR, noi. In momento di crisi abbiamo visto che quando sale il franc suisse, scende il VIR. Quando scende il franc suisse, sale il VIR. Dunque sono monete veramente che fanno il legame in tempo di crisi, producono del credito fra le imprese, perché il numero uno è il credito. Quando c'è una crisi, le banche non fanno più credito. Il VIR è una moneta non bancaria. Non bancaria. Le monete alternative sono monete abbondanti, che funzionano in un altro modo. Una moneta è uno scambio simbolico. Dunque non posso. C'è un rapporto molto interessante che lei può trovare sul web o magari esiste in italiano, è il report of the Club of Rome to the European Parliament on monetary problems. È apparso l'anno lo scorso, è tradotto in francese, penso anche in italiano, e posso mandare a loro l'edizione inglese. Dunque questo rapporto sono 200 pagine, studiano veramente bene le monete alternative. Fra di noi, l'Italia, ancora una volta, sta in punta, ma voi non lo sapete. L'Italia ha cominciato a Bologna 20 anni fa, le banche del tempo. Vuol dire, io do un'ora a te per fare un servizio nella tua casa e tu fai un servizio per un altro. Ti do un'ora di... Creo una moneta che si chiama ore. Ti do un'ora, con quest'ora tu puoi farti fare un babysitter, una lezione in inglese, eccetera. C'è un tizio nel sud dell'Italia che si chiama Paolo Coluccia che ha scritto dei libri in italiano sulle monete alternative, 20 anni fa. Dunque tutto questo esiste, ma non lo vediamo perché è troppo diverso. Sono convinto che prima abbiamo creato l'euro, la Commissione, e non abbiamo fatto un errore. Perché pensate, just one moment, con le crisi, ciò che sarebbe diventato il franco belga, la lira italiana, insomma, per fortuna abbiamo creato l'euro per proteggere le monete nazionali. Ma non vuol dire che l'euro deve essere la moneta unica per tutti, possiamo creare un sacco di monete alternative, è anche necessario, perché la crisi... Andiamo verso una mega crisi monetaria, mega, perché il momento tutto il sistema monetario torna attorno al dollaro. Il dollaro è l'asso della ruota, ma l'asso è vuoto, è completamente finito e dunque il sistema monetario mondiale è in pericolo di morte. Non sappiamo se domani, fra 2 settimane, fra 2 anni, ma non sarà 10 anni. Magari qualche mese, siamo veramente nel muro. Dunque dobbiamo prepararci velocemente e questo report al Parlamento europeo spiega un sacco di cose che si può fare. Dunque un argomento molto importante. E ringrazio questa domanda perché non ho potuto parlare di tutto, ma è evidente che possiamo creare, ed è anche opportuno, una moneta non bancaria. Ma Lufthansa lo fa anche, all'Italia lo fa anche, il tuo magazzino di quartiere ti fa dei buoni e sono monete alternative. Ci siamo già, ma non lo sappiamo. Quando Lufthansa ti dà dei miles and more, è una moneta che ti
tentano di fidelizzarti, ma il magazzino dell'angolo te lo fa anche. Sono monete alternative, ma monete alternative per scopi economici. Ma tu puoi fare delle monete alternative per aiutare il legame fra la gente, perché no? Il legame fra le imprese, perché no? La moneta è una convenzione simbolica. Buonasera. Ecco, io volevo tornare sul binomio informazione-conoscenza, perché prima di essere società della conoscenza siamo diventati, senza volerlo, società dell'informazione, dove siamo contaminati di informazione. L'essere umano non è in grado di digerire la quantità di informazione da cui è bombardato durante una giornata. C'è purtroppo una scienza belga nata da Hautley e Lafayette, Les sciences de l'information et la documentation, che si sono sempre occupato di questo fatto, no? E siamo adesso passati dall'enciclopedia, da com'era, alla Wikipedia, che è un'enciclopedia sociale. Quindi siamo già un piede nell'open source, un piede in questa nuova fase. E la domanda è: come si fa? Perché l'Europa ci arriverà, ma dietro l'Europa c'è ancora analfabetismo in certi paesi terzomondisti, dove si sta parlando di aule informatiche senza fare il primo passo. Grazie. Allora, nella mia visione, ma non so, ci sono molte cose che non so, nella mia visione, nella società dell'informazione, non è solamente i dottori che hanno la conoscenza, hanno magari l'informazione. La vera conoscenza presuppone maturità. Ci sono moltissimi professori di università che non hanno maturità e gente semplice che hanno maturità. Dobbiamo andare verso una società che ha un livello di saggezza più alto. Perché di più che c'è informazione, di più che c'è conoscenza, di più che tu devi evolvere verso la saggezza, altrimenti sei... Ma la saggezza può essere una donna incolta, cosiddetta incolta, nel paesino di non so dove, delle Puglie, che ha più conoscenza e saggezza. Racconto una storia. Stiamo nell'anno 1955, dalla Colgate. A quel momento Colgate faceva dei saponi rossi, rosei, per lavarsi i denti. E the marketing was not functioning very well. E stanno riflettendo tutti i capi di management, tutta la giornata, nulla. Viene la donna di servizio alle 6, lavare, parla solamente spagnolo perché è una messicana immigrata, non ha studiato nulla. E al momento dice, pues, puedo hablar un momento? Yes, you can. E dice, ma perché non mettete il sapone in un tubo? Colgate ha inventato il tubo di dentifricio a causa della donna cosiddetta incolta, che non aveva fatto studio, che non aveva diploma universitaria. La storia non dice se è stata ricompensata. La storia non lo dice. Se tu devi fare una riflessione sulle immondizie a Genova, hai bisogno dell'ingegnere, ma hai anche bisogno del tizio che prende i sacchi tutti i giorni. Perché anche lui c'è una visione di ciò che è necessario. E se tu nella società della conoscenza non ascolti la conoscenza implicita dell'operaio semplice, sei finito.
La società della conoscenza è molto più sociale, non perché va di moda, perché c'è nella società degli immondizi la conoscenza implicita sta nell'operaio di base. I giapponesi hanno capito questo 30 anni fa. Si può criticare Toyota e tutti gli altri, ma quelli hanno trovato un modo di capitalizzare sulla conoscenza implicita dell'operaio. È un'altra società, un altro modo di management, completamente diverso. È tutto ciò che posso rispondere. Ci sono molte altre cose da dire, ma... Io voglio fare una domanda semplice, buonasera. Volevo chiedere se ci sono degli strumenti che consentono ai due gatti, ad uno di imparare a non sbattersi al tavolino e all'altro di imparare a camminare, insomma. Non ho capito. A proposito della storia che lei ha raccontato del laboratorio di Harvard in cui c'erano i due gatti e quindi la necessità di... come dire, ci sono degli strumenti che consentono di tentare dei cambiamenti del paradigma, nel senso come ci si può allenare a avere una visione più ampia? Io sono passato attraverso questo. Ho cambiato di moderno a trasmoderno. Ci ho messo 9 mesi. È una mutazione, mica facile. Non ci sono trucchi, perché devi lasciare le basi del tuo paesaggio intellettuale e andare verso un altro paesaggio. C'è un momento dove sei nudo. Mica facile. Però penso anche che il network, il gruppo può aiutare enormemente. E io vedo i grandi capo di industria, capo di aziende che hanno cambiato abitualmente. Hanno accanto a loro una donna eccezionale che gli ha dato... Chéri, il faut un peu changer. Capito? Pushando. Penso che è difficile di cambiare da solo in una stanza vuota. Però c'è la potenza del gruppo enorme. E dunque questa conferenza ci può aiutare perché c'è anche l'energia del gruppo che ci aiuta a capire che non siamo matti. È già qualche cosa. Tempo, eh? Mettiamo ancora qualche domanda, mettiamo 2 o 3 poi finiamo. Ancora una domanda? Una donna. Nessuna donna ci ha chiesto qualche cosa. Avanti. Ah, 1, 2, avanti. Cominciamo dalla signora, signorina. Buonasera, volevo chiedere, secondo lei, di cosa si vive in una società di cambiamento di conoscenza
in senso proprio pratico. Questo è esattamente la domanda di mia moglie. Mia moglie mi dice, ma come è che je prepare la pasta avec cette société de la connaissance? È facile. Ho detto che la società della conoscenza produce valore. Una volta che produci valore, la puoi vendere. E con questo denaro, come l'agricoltore produce del grano, lo vende al mercato o lo scambia con altra cosa. Questa conoscenza, mettiamo che io vengo a fare la contabilità tua, rendo un servizio di conoscenza. Mi puoi pagare, mi puoi dare un oggetto e così. Una volta che si crea del valore, siamo partiti. Si può scambiare con cibo, con altre cose, con case, con macchine. Però non ho detto che non produceremo oggetti, ma non produrremo più posti di lavori industriali. Nuovi. Se possiamo conservarne qualche milione, tanto meglio. Ma è questo che cambia. Agricoltura c'è ancora. Industria ci sarà, ma posti di lavoro nuovi in questi campi. Adesso l'agricoltura sta ridiventando post-industriale. Andiamo verso un'agricoltura bio, va bene, magari 2-3% in più in agricoltura, ma non possiamo mettere tutta l'Italia nell'agricoltura. Forget it. Ok. Allora vorrei sapere, conoscere qualche esempio di questi modi per capitalizzare la cultura di cui abbiamo parlato, cioè al di là di Google, Facebook. Come si può arrivare poi alla capitalizzazione della cultura? Guardate, tutti i paesi d'Europa hanno un sacco di artigiani, un cuisinier che fa dei pasti fantastici della cultura toscana, della cultura tedesca, della cultura francese. Sono artigiani. Nella società industriale l'artigiano finì. Ma l'artigianato è una conoscenza implicita. E le regioni stanno riscoprendo che l'artigianato è una creatività fantastica che non si può esternalizzare in Cina. È una ricchezza che rimane nel paese. Dunque, riscopriamo la qualità della cultura locale, della conoscenza implicita locale, dell'artigianato locale. È solamente l'inizio. Ma un cambiamento completo di visione. E poi, per voi giovani, the big business è facilitare, aiutare la transizione. Tutti i nuovi mestieri sono coach, consigliere, impresa di servizi di tutti i modi per aiutare. Abbiamo una società che deve cambiare, ma questo presuppone aiuto. Voi siete già nel nuovo, dunque i job di domani sono i job per aiutare la gente in posto a cambiare visione. Ma non dovete arrivare con un complesso di superiorità dicendo voi siete imbecilli. No, per carità. Perché tutti percepiscono il cambiamento. E dunque si deve appoggiarsi sulla parte di ognuno che percepisce che dovrebbe fare qualche cosa ma non sa che fare.
Questi sono i job di domani. Transizione, transizione, transizione. L'università non ti prepara per quello. Altri job, creare altri, un'altra educazione. Big job. È urgentissimo. In una società in mutazione, educazione, educazione, educazione. Ma non nel vecchio sistema, non serve a nulla. È alienazione. Allora, creare una scuola, una squadra potente per modificare la macchina amministrativa educativa italiana. Avanti. Buonasera. Volevo porle questa domanda sfruttando la sua, sono qua, la sua pregressa attività presso l'Unione Europea. A suo parere, qual è la posizione rispetto a questo sviluppo possibile di società della conoscenza dell'Unione Europea? Cioè, a suo parere, è una posizione che qualcheduno condivide? Se può dirci qualcosa su questo, sotto questo profilo. È molto più positivo che questo. È la strategia principale dell'Unione Europea da 20 anni, in un silenzio totale. Merda! E noi abbiamo dei miliardi da spendere per aiutare le aziende e tutti quelli, tutto FP7, FP8, tutto. Però il capo di Stato italiano a Bruxelles dice yes, very good, knowledge society, very good, I sign. E poi arriva a Roma, non dice più nulla. Dunque siamo di fronte a una cosa che nessuno capisce. L'economia della conoscenza è la strategia principale dei 27 paesi dell'Unione Europea. È incredibile. Dunque, non è che siamo gente... No. È la strategia principale. Ma il problema, adesso fra di noi, è che abbiamo utilizzato delle strategie industriali per maneggiare un prodotto post-industriale. E dunque la strategia di Lisbona è un fallimento al 90%. Abbiamo perso qualche decina di miliardi. Questo è pura stupidità. Perché siamo con il gatto? L'unico paragrafo che il capo di Stato ha rifiutato è il paragrafo principale che diceva attenzione, this is a new economic paradigm. Questo è un nuovo paradigma economico. Questo è il problema. È anche normale, però un cambiamento di paradigma sono 30 anni, abitualmente dura 30 anni, siamo a 20. Ancora qualche anno e subito uno dirà yes, knowledge society, very good. E tutti, se Obama fa un grande discorso dicendo we go towards a knowledge society, tutti seguiranno. Un'ultima domanda, sì. L'ultima. Grazie per i bellissimi discorsi, veramente entusiasmanti. Mi chiedevo, un po' come sua moglie, rispetto a, ad esempio, no? Mi sono messa un po' nei panni di un giovane che vuole iniziare a attuare tutte queste belle idee, no? In una Italia come la nostra dove comunque c'è un peso fiscale, no? Non è che tu domani puoi dire non c'ho una lira e mi metto a fare un nuovo lavoro, perché comunque come tu cominci a lavorare hai delle tasse da pagare. Allora, se non c'è effettivamente, secondo me, un cambio di normative che dia la possibilità
ad esempio di sganciarsi dall'obbligo di versamenti all'INPS piuttosto che una gestione diversa delle tasse, io la vedo molto molto difficile, forse sono meno ottimista di lei. Mi sono spiegata? Sì. Non sono sicuro che posso rispondere. Abbiamo già detto 20 anni fa che dobbiamo cambiare completamente il sistema di tassazione europea. Non l'hanno fatto. Ah no? Capisci? Io quello che vedo oggi sono giovani che hanno lavori precari e sono assolutamente ignari di come funzioni il sistema di tassazione, per cui molto spesso poi sono in grandi difficoltà. Però io vedo molti giovani che vivono con il sussidio di disoccupazione, però ti stanno creando un sacco di cose in silenzio. Questa è la realtà. In Italia, scusi, non funziona così. Sussidi di disoccupazione in Italia, se non hai lavorato, non ce l'hai. Sì, sì, ma in Belgio dopo un mese, dopo, non so, in Belgio è più favorevole, è vero. Sì, probabilmente nel resto dell'Europa, in altre economie, sarà così, non qui. Ma io penso anche che dietro la sua domanda c'è una sottodomanda. Attenzione, il lavoro della nuova generazione non sarà un lavoro per la vita. Sarà un lavoro per 3 anni per fare una cosa e poi sarà un altro lavoro per fare un'altra cosa. Dunque la stabilità dell'impiego probabilmente per 20-30 anni non ci sarà. No, ma non è, io sono una persona che non ha mai avuto stabilità di impiego, quindi non è in questo senso la mia domanda. Sono fermamente convinta che da una cosa ne nasca un'altra e più c'è mobilità più si crea business. Quindi non è questo il senso. Il punto è riuscire a attuare un sistema moderno in una nazione come la nostra, parlo dell'Italia, conosco questa, che ha dei sistemi fiscali obsoleti. La cosa poi diventa di difficile attuazione, perché o tu hai una famiglia alle spalle che ti può economicamente sostenere almeno per i primi 5 anni, o diventa difficile. Io penso questo. Allora, l'ultima cosa che posso dire è che negli anni che vengono i cambiamenti finanziari, economici e politici saranno probabilmente molto importanti e che tutto il sistema di tassazione probabilmente sarà rivisto. Quando? Non lo so. Ma è chiaro che la Commissione e il Consiglio dei Ministri stanno pushando a tutta velocità per una tassazione delle transazioni finanziarie. Questo può portare miliardi di euro. Se abbiamo questa nuova tassa, possiamo sollevare altre tasse, perché lo Stato ha bisogno di qualche income. Siamo all'orlo di un cambiamento molto importante. Non posso dire di più. Scusate. Scusate se strozzo l'applauso, poi vi lascerò liberi di applaudire anche per 20 minuti se volete. Buonasera nuovamente a tutti, io sono Daniele Canepa, uno dei 3 ragazzi che hanno ideato e organizzato l'evento. Grazie. E grazie. Ringrazio nuovamente tutti i partecipanti e ringrazio Mark e Franco. Credo che, cioè, personalmente quello che veramente mi incoraggia non è soltanto la validità delle loro idee, ma lo spirito che trasmettono, no? Si parlava della fisica dell'intenzione, cioè veramente quello che mi arriva, l'energia che mi arriva, perché non ci può essere trasmissione di conoscenza se non c'è gioia di vivere, questo mi trasmettono. Michele prima vi ha parlato di tutti i motivi che ci hanno portato qui, ma adesso vorrei parlarvi di ciò che ci proponiamo di fare d'ora in poi. L'idea è quella di costituire, con il supporto di Mark, un nucleo di persone, noi 3 possiamo essere già 3 persone, che si occupi di fornire alle aziende e alla società in generale una formazione ispirata ai principi dell'economia della conoscenza di cui Mark e Franco hanno parlato.
E, siccome appunto c'è tutto da creare ancora, se avete delle idee da proporre, se avete dei contatti con delle aziende, sentitevi liberi di contattarci al recapito creatoricultura@gmail.com. E per concludere veramente, perché sarete stanchissimi, in linea con quanto hanno detto Mark e Franco rispetto alla dignità e alla sacralità della vita, volevo leggervi l'ultimo capoverso del manifesto Russell Einstein. Il manifesto Russell Einstein è un documento del 1955 redatto da Bertrand Russell, Albert Einstein e altri 11 eminenti scienziati. Il manifesto si rivolge ai capi di Stato, era il periodo della Guerra Fredda, diciamo esortandoli a non usare la guerra come strumento per dirimere qualsiasi tipo di conflittualità. È rivolto ai capi di Stato, ma credo che sia rivolto veramente a ogni essere umano. La conclusione è questa. Se vogliamo, possiamo avere davanti a noi un continuo progresso in benessere, conoscenze e saggezza. Vogliamo invece scegliere la morte perché non siamo capaci di dimenticare le nostre controversie? Noi rivolgiamo un appello come esseri umani ad esseri umani. Ricordate la vostra umanità e dimenticate il resto. Se sarete capaci di farlo, vi è aperta la via di un nuovo paradiso, altrimenti è davanti a voi il rischio della morte universale. Grazie, Zeneji. Buona notte. Grazie. Grazie. Ah, sì, scusate. Grazie a tutti, cioè, Mark, Franco, Michele, Gabriele, noi abbiamo ideato e organizzato, ma non sarebbe stato possibile questo senza le persone che hanno fatto accoglienza, senza i tecnici, senza il fotografo. Veramente, grazie a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte, sono le più importanti. Grazie.